Circa la metà a 1000 euro al mese non ci arriva proprio, ma quel che è peggio è che il 14% non ne percepisce neppure 500 di euro. È la triste condizione di una grossa fetta di pensionati italiani, costretti, complice la crisi, a stringere sempre di più la cinghia. La fotografia è dell'Istat che con gli ultimi dati relativi al 2011 fornisce un quadro, se ce ne fosse bisogno, ancora una volta allarmante. Si parla di ben 16 milioni di persone, circa 38.000 in meno rispetto al 2010, che in media possono contare su un assegno annuale di 16.000 euro lordi, se si include chi di pensione ne ha più di una. Ma per le donne, tanto per cambiare, ci si ferma a 13.000. C'è poi chi ne ha due, circa un quarto dei pensionati, mentre il 6,5% ne ha tre e l'1,4% può beneficiare di ben quattro assegni. Cifre comunque medio-basse per la maggioranza, eppure certifica sempre l'Istituto di Statistica, la spesa dello Stato per le prestazioni pensionistiche negli ultimi anni è aumentata e raggiunge 265 miliardi di euro, un valore che corrisponde al 16,8% del prodotto interno lordo, una spesa assorbita per la maggior parte dalle pensioni di vecchiaia che sono oltre il 70% del totale. La pensione, un traguardo certo meritato per la maggioranza degli italiani, ma di fronte alla recente riforma Fornero che innalza l'età, vale la pena ricordare come nel 2011 quasi il 28% degli interessati avesse meno di 65 anni. È qui che si annidano le baby pensioni, infatti frutto degli anni dell'allegra finanza pubblica italiana. Tutti questi dati non lasciano indifferente Carla Cantone, segretario generale pensionati della CGIL, che è pessimista. La condizione dei pensionati purtroppo è destinata a peggiorare ulteriormente perché su di loro pesano il fortissimo prelievo fiscale e l'iniquo blocco della rivalutazione annuale delle pensioni introdotto dalla riforma Fornero. I più anziani, aggiunge poi la Cantone, continuano a pagare un prezzo altissimo nei confronti della crisi e sono stati tra i principali destinatari, insieme ai lavoratori e ai giovani, delle politiche di solo rigore adottate da chi ha governato negli ultimi 5 anni.